Coccolo. Coccolone, tu sei una coccolona, ti faccio tanti gattini meravigliosi. Oddio, coccolona, coccolosona. Iniziamo con questo video. Questo è l'ultimo video in riferimento a tutte quante le gabbie che mi avete mandato. Sono state tantissime, infatti ne abbiamo fatte appunto 4 di video. Questa cosa mi fa molto 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 piacere e quindi questo sarà l'ultimo video in riferimento appunto alle gabbie. Allora, passaggio importante. Voi sapete che abbiamo fatto il concorso dove fino a settembre mi mandavate la foto dei vostri amichetti con le alucce e poi avremmo decretato il pappagallo più bello, uccellino più bello, tra virgolette, perché sono tutti belli ovviamente. Ok, vi avevo anche detto che più in là vi avrei spiegato il metodo per votare l'animaletto e così ho deciso di fare una cosa. Ho contattato Simona. Simona, per chi non lo sapesse, non so neanche se già ve l'ho detto, non lo ricordo. Comunque Simona, per chi non lo sapesse, ha fatto una pagina, una fanpage di Davide Calopsidio. Di questo la ringrazio e l'ho anche ringraziata in privato perché è una cosa che mi ha fatto molto piacere. E ho deciso, anche per aiutarla su questa sua iniziativa, di utilizzare proprio la sua pagina per votare il pappagallo. Quindi vi metto sotto il link. Non perdetevi la pagina perché da qui non so quando Simona metterà tutte quante le informazioni, il regolamento che fa proprio riferimento al concorso per votarlo. Detto questo, iniziamo subito con il video per le gabbie stupende e meravigliose. Vi ricordo anche che, se vi va, è uscito il mio libro su Amazon. E una cosa importante, che è la più importante di tutti, mentre stavo facendo l'editing per questo video, ma Uga, fatti vedere, ma perché ti nascondi sempre là dietro? Mi sono reso conto, guardando la sigla, di quanto mi sono invecchiato. Babbo. Detto ciò, oddio che zampine! Detto ciò, iniziamo subito con il video, così non vi faccio perdere ulteriormente tempo. Ok, andiamo a parlare della gabbia di Rita. Allora, Rita è un esemplare di Calopensite. Ok, perfetto, la mangiatoia, perfetto il beverino. Perché vi dico perfetto il beverino? Perché secondo me questo qui è quel beverino che io ho scoperto ultimamente grazie a voi, dove la parte in cui loro vanno a bere è larga, quindi non è stretta, è larga e quindi diciamo come una piccola ciotola, quindi in quel caso va bene. Allora, io da questa prospettiva ovviamente la gabbia non so capire se è abbastanza capiente o non è capiente, io questo non lo so dire. Però mi sembra anche che i posatoi vanno bene, quindi questa gabbia va bene da quello che riesco io a vedere qui. Andiamo avanti con la foto di Roberto. Roberto, bella gabbia capiente, bella grande. Allora Roberto, qui subentra il discorso che io ho sempre fatto. Allora, io ho sempre detto che le gabbie devono essere o rettangolari o quadrate, o meglio, devono comunque avere degli angoli, perché il pappagallo, l'uccelletto in generale, lo vede come una parte in cui si può andare a proteggere. In questo caso, ad esempio, la casa di la gabbia di Roberto, come potete notare, è bella grande e comunque ha gli angoli giusti. Perché sto dicendo questo? Perché di fianco invece vedo che hai un'altra gabbia che è tonda. Questa gabbietta qua non va bene. Su questa gabbia non va bene anche il beverino e ovviamente non vanno bene neanche la mangiatoia, per i motivi che voi già sapete. Per il resto va tutto bene, solo cambia questa gabbia qua, quella tonda, a cupola, per il motivo appunto che vi ho spiegato mille volte. Uga, ma mettiti un po' più qua, ma possibile? È possibile che devi fare sempre la bibone, sta di una baragiona? Niente, sta qua comunque, nascosta. Andiamo avanti con la foto della gabbia di Salvatore. Oh, Salvatore, dalla prospettiva la tua gabbia mi sembra una bella gabbietta, credo che si sviluppa in lunghezza. Il posatoio va bene, le mangiatoie vanno bene,
L'unica cosa, io adesso non riesco a capire quanto è alta la gabbia. Ti spiego. Se l'altezza finisce dove sembra che io vedo la parte superiore, poi da questa angolazione non è chiarissimo, eh? In quel caso mi sembra troppo piccola. Però ripeto, cioè è l'angolazione della foto che non mi permette di vederla nel migliore dei modi. Poi un'altra cosa però, Salvatore, vedo che hai soltanto un posatoio e non va bene, almeno due. In quel caso quello più alto ci vai lì a mettere la mangiatoia e tutto quanto, così che non fanno la cacca dentro le ciotolette. C'è anche questo cagnolone. Andiamo avanti. La foto di Samantha, bella gabbia. Allora, questa gabbia qua io già l'ho vista anche dal vivo ed è quelle classiche gabbie che sulla foto inganna, però in realtà ha la sua capienza. È una bella gabbia, c'è un sacco di roba dentro, però da quello che vedo ha messo anche un giochino fuori, comunque l'animaletto esce. Vedo che ha messo i tronchi, ok, va bene i tronchi, mi auguro però che non sia un tronco, un ramo che tu hai preso di tua iniziativa, perché molti rami sono estremamente nocivi per i nostri amichetti con la luce, quindi mi raccomando su questo dovete stare molto attenti, vi conviene sempre prenderlo in commercio, come ad esempio hai preso quello che ho anche io, dove ci sono questo filo che ripende. E questo rosa non riesco a capire se è un posatoio, se è un posatoio è piccolo, perché dovrebbe essere proprio quelli piccoletti, e quindi non va bene. Sempre prospettiva della foto, eh? Per il resto va benissimo. Vedo che ha messo le ciotole, ti consiglio le ciotole anche in questo caso di metterle più alte, sempre per il motivo che dicevo poc'anzi. Andiamo avanti con la gabbia di Saverio. Oh, Saverio ha due belle cocorite. Saverio, hai una gabbietta. Stavo a pensare che però questa qua di Saverio io già l'ho vista, l'ho fatta vedere, mi sa. Saverio, hai una gabbietta molto carina, fatta a mano. Non vanno bene i beverini sempre per lo stesso motivo. Mi sembra che invece per mangiare sono tipo delle scodelline, quindi quelle comunque vanno benissimo. Il posatoio per gli ondulati vanno bene questi perché sono comunque più piccolini. Andiamo avanti. Andiamo avanti con Silvia. Bella gabbia, grande, grandissima, bellissima, perfetta sotto ogni punto di vista. Ti boccio, non riesco a vederlo però, quindi tu in caso correggimi. Ti boccio però, ho avvicinato l'immagine, ok, le mangiatoie e i beverini, perché se non erro sono le classiche mangiatoie e i beverini che vendono anche in commercio, quindi questi non vanno bene. E hai uno, due, tre, quattro, a 5 esemplari. Ah però. Il posatoio mi sembra piccolo. Sicuramente questo bianco in alto è piccolo e non va bene. Quindi cambierei i posatoi. E ripeto, i beverini e la mangiato e le ciotole. Cioè qua ci vanno delle ciotole in pratica, perché da quello che vedo tu invece hai le classiche mangiatoie. Soltanto questo, per il resto come ampiezza della gabbia va benissimo. Poi hai È vero che hai qua 5 esemplari, però questa è una gabbia molto grande, mi sembra. Andiamo avanti con Simone. Allora, Simone non mi ha messo la gabbia, quindi adesso non so se magari precedentemente c'era anche la gabbia di Simone, ma ha messo lo spazio dedicato alla sua calopsite, credo che abbia una calopsite. Bello spazio, pieno di giochi, bastoni fatti in un certo modo. Questo, se non erro, dovrebbero essere dei bastoni proprio specifici. Non si può dire niente. Bello anche il quadro dietro, molto suggestivo. Andiamo avanti. Oh, qui un altro Simone. Io adesso non so se è quello di prima. In questo caso ho la gabbia. Ok, Simone, va bene le mangiatoie. La grandezza della gabbia mi sembra corretta. L'unica cosa, Simone, anche in questo caso. Non riesco a vedere dove beve, vabbè. L'unica cosa, però, il posatoi, quelli in alto, mi sembrano piccoli, sono piccolini, e questi tronchi, mi auguro insomma che non siano tronchi che hai scelto tu. Perché, ripeto, come prima, questa è una cosa molto importante, dovete stare attenti perché non tutto il legno, cioè ci sono dei legni che sono pericolosi per i nostri amichetti con la luce. Cioè, andiamo avanti. Oh, allora. Questo è un altro Simone, ma deduco che è quello della palestrina, dove c'è la foto della calopsite.
però su un altro mobile, quindi io francamente non lo so. In questa foto non vedo la gabbia, vedo soltanto il gioco e su quello non ti si può dire niente. Credo che l'hai fatto tu, penso. Andiamo avanti con un altro Simone, tutti Simone. Allora, qui Simone ti spiego, la gabbia è sbagliata, io adesso non capisco che tipo di esemplare hai, però questa gabbia mi sembra piccola, è una gabbietta piccola, hai messo cioè, questi tipo soppalchi, cioè comunque, vabbè, ovviamente soppalchi per la gabbietta, ma non vanno bene perché restringono ulteriormente lo spazio, non vedo dove loro possono salire, quindi questa gabbia, a meno che non ce l'hai giusto per... ma non mi sembra assolutamente adatta, poi non saprebbero neanche dove dormire, loro dormono comunque in piedi, quindi questa gabbia qua mi dispiace ma non va bene. Andiamo avanti, Siria. Allora Siria, questa gabbia qui è un po' particolare, ti spiego perché. Allora intanto partiamo con, vedo che le ciotole e il beverino sono le classiche ciotole e beverini e non vanno bene. Poi la gabbia a me sembra piccola e non vanno bene neanche i posatori. Quindi ripeto sempre, la prospettiva è quella che vedo. Sulle dimensioni delle gabbie intendo, perché magari la fotografia non rende. Però da questo, da come la vedo, basandomi sulla dimensione, mi sembra che è piccola la gabbia. Per il resto, le ciotole non vanno bene e da quello che ho notato il posatoio superiore... è quello che si avvita, quindi quelli sono di una buona dimensione. Quello in basso bianco, questo rametto, questo qua mi sembra troppo piccolo. Non vedo invece dove è appoggiato lui, vediamo un attimo, se avvicinando magari riesco a vedere meglio. Ok, no, sono quelli abbastanza, mi sembra abbastanza largo. Confermo che le ciotole non vanno bene, né dove beve, eccolo qua, né dove mangia. E la gabbia mi sembra piccola per lui, per questo tipo di esemplare. Andiamo avanti, scusate la pronuncia, Skyran 24. Allora io adesso Skyran qui non vedo l'esemplare perché mi ha fatto la foto all'alto, vedo che dal basso, vedo la foto, ce l'hai, la gabbia ce l'hai alta e va benissimo, mi sembrano delle cocorite, solo che da questa prospettiva non riesco a capire la dimensione della gabbia, quindi da questa prospettiva ti potrei dire che la gabbia è piccola, però magari mi inganna la foto. Una cosa certa è che non vanno bene le mangiatoie e i beverini, per il motivo che voi già sapete, perché mi sembra che sono due cocorite. Andiamo avanti, Vincenzo. Allora Vincenzo, non vedo l'esemplare, mi sembra una gabbia abbastanza piena di roba, quello sì, però mi sembra una gabbia abbastanza capiente. Va bene le mangiatoie, vanno bene i posatoi, ma sta gabbia non ti posso dire nulla. Mi sarebbe piaciuto magari vederla con all'interno il tuo uccelletto, il pappagallo, insomma l'esemplare che hai, così per capire a occhio la dimensione. Però per gli accessori va benissimo. Oh, e questa se non erro è l'ultima foto, vediamo un po'. Sì, questa è l'ultima foto. Allora, come vi dicevo, questo è l'ultimo video che noi andiamo a fare delle gabbie che mi avete mandato al tempo. Sicuramente lo andrò a riproporre più là, perché è una cosa che vi piace tantissimo e questo mi fa molto molto piacere. Ovviamente ripeto che le prospettive che io vedo, spotacchiato ovunque, le prospettive che io vado a vedere sulle dimensioni sono le prospettive delle vostre fotografie, quindi è ovvio che magari qualcuna può sembrare è più grande rispetto magari a come può sembrare in fotografia. Però insomma abbiamo fatti tanti video, quindi credo che più o meno abbiamo capito insomma quali sono le dimensioni più adatte e più corrette. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo un'altra volta sotto nel link c'è la pagina di Simona, tenetela sott'occhio perché andrà a mettere non so adesso quando il regolamento. Ci vediamo al prossimo video, fate i brevi ma non troppo, saluti, salutami qua, ciao, niente, sei un antipaticona, ciao.